Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli che non sono ancora usciti. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, dove parleremo delle ultime indiscrezioni riguardanti al next gen di Nintendo e non solo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Dai che l'obiettivo è quello di raggiungere il 1.000.000 di iscritti prima dell'arrivo di Switch 2. Ce la possiamo fare. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo subito a bomba dall'angolo della poracciata, visto che la scorsa settimana non ci sono stati TG Poro e quindi abbiamo un bel po' di roba da recuperare. Niente di che per quanto riguarda il gioco gratis dell'Epic Game Store, sia per questa settimana che per la prossima, ma se siete in cerca di affari in ambito PC, vi segnalo che sono partite delle belle campagne sconti sia sullo store di Epic Games, ma in particolare anche su Steam. I consueti saldi estivi riservano più di una sorpresa, ma la bomba è una. Valve sta scontando fino al 20% i tre modelli di Steam Deck. Avete tempo fino al 13 luglio per decidere se fare la follia o meno. Certo che quella versione intermedia a 466€ è tanta roba. A voi la decisione. Nel mentre sono stati ufficializzati anche i titoli del PlayStation Plus Essential che saranno disponibili agli abbonati Sony a partire da domani, in quanto primo martedì del mese. Una selezione abbastanza interessante. Il grande pubblico apprezzerà di sicuro l'inclusione di Call of Duty, Black Ops, Cold War, ma i veri poracci sbaveranno per la presenza della remastered di Alan Wake, un recuperone estivo perfetto in previsione dell'arrivo del seguito a ottobre. Se volete mettervi in pari con la storia di Alan Wake, questo è il momento perfetto. E anche Endling Extinction is Forever è proprio uno di quegli indie perfetti per un servizio come il Plus. Difficilmente lo avrei mai acquistato, ma è un titolo che sin dal suo primo annuncio ha attirato la mia curiosità. E qui, sul Plus, lo riscatterò senza pensarci su due volte. Per quanto riguarda Nintendo, invece, la scorsa settimana è stata ricca di sorprese. Il pacchetto aggiuntivo ha visto l'inclusione di 4 nuovi titoli per Mega Drive e si tratta di titoli strainteressanti. Si va da grandi classici come Ghosts and Ghost e Revenge of the Shinobi fino a hidden gem come Landstalker e Crusader of Senti. Si chiude così uno dei mesi migliori per gli extra offerti dall'NSO. Abbiamo avuto praticamente ogni settimana un aggiornamento delle varie librerie retro e già solo scorrendo l'offerta del Mega Drive ci si rende conto della qualità dell'offerta a un prezzo tutto sommato contenuto. È vero, molti di questi titoli Sega si trovano all'interno di collection vendute separatamente, però tra offerta base e pacchetto aggiuntivo, per me, l'NSO ha uno dei cataloghi più interessanti sul mercato, soprattutto se si pensa al costo del suo abbonamento. Voi che ne pensate? E poi c'è stata anche la demo di Pikmin 4, titolo ormai prossimo all'uscita. Io ancora non ho avuto modo di provare questa versione, ma non vedo l'ora di metterci le mani sopra, essendo un fan di vecchia data delle avventure di Olimar e Soci. Però mi sembra di capire che la fanbase ha accolto molto bene questa demo, che permette di provare con mano le fasi introduttive dell'avventura. Pensate che si parla di oltre 2 ore di gameplay e c'è chi addirittura ne ha fatte 6, approcciando il titolo da completista. Qui i nuovi giocatori vengono accompagnati per mano, mentre gli utenti più esperti si ritrovano immediatamente a casa in un titolo che sembra la naturale evoluzione della serie. Voi avete provato la demo di Pikmin 4? Vi ha convinto a comprarlo? Ma bando alle ciance, in realtà ci sarebbe tantissimo altro da dire, ma il tempo scarseggia e passiamo subito alle notizie del giorno. Abbiamo infatti la traduzione ufficiale del consueto incontro che si svolge tra i rappresentanti di Nintendo e gli investitori alla fine di ogni anno finanziario, e questa volta il presidente Furukawa ha parlato più e più volte di Nintendo e Next Gen. Come al solito, Shuntaro Furukawa si è tenuto molto sul vago, ma comunque dalle sue parole possiamo trarre degli interessanti ragionamenti. Prima però una piccola premessa: in totale ci sono 18 domande, ma non le tratteremo tutte, visto che alcune riguardano le possibilità di personalizzazione degli Inkling su Splatoon, il concetto di metaverso o anche il Super Nintendo World. Quindi io direi proprio di partire dalla domanda 1, dove viene chiesto se ci sarà modo, a differenza del passato, di continuare a usufruire degli acquisti digitali fatti su Switch anche su futuri hardware. Furukawa è andato subito sulla difensiva dichiarando di non poter parlare delle specifiche tecniche
tecniche della prossima console, ma ha anche riconosciuto che rispetto al passato gli acquisti digitali hanno assunto un volume enorme rispetto al fisico e ci sono giocatori che acquistano unicamente in digitale. Quindi uno degli obiettivi principali dell'azienda è di continuare a offrire un, cito testualmente, tipo di intrattenimento unico tramite il nostro modello di integrazione tra software e hardware videoludici, il che può significare tutto e niente, ma che se non altro significa che Nintendo difficilmente abbandonerà per strada tutti i suoi utenti Switch con le loro librerie digitali. Questa conferma arriva anche con la domanda 3, dove un investitore ragiona sulla fine del ciclo vitale di Switch, una console entrata nel suo settimo anno di vita. In che modo Nintendo sta preparando la transizione generazionale? Per Furukawa in realtà quello di Switch è un caso a parte, visto che nessun'altra console della storia di Nintendo ha raggiunto il suo settimo anno di vita registrando numeri così elevati, sia in termini di hardware che di software. Continuando a pubblicare i nuovi titoli e in più fornendo nuovi contenuti aggiuntivi per titoli già esistenti, speriamo che le persone continuino a giocare con Nintendo Switch ancora per lungo tempo. Quindi Switch è forse ancora lontana dal suo pensionamento, ma rispetto al passato c'è anche un'altra differenza. Questa volta il passaggio generazionale sarà accompagnato e facilitato dai Nintendo Account, che permettono all'azienda di non dover ricostruire da capo tutta la sua utenza. Faremo buon uso dei Nintendo Account per far sì che questa sia una transizione semplice per i nostri consumatori. Insomma, tutto quanto sembra puntare a una next gen che sarà retrocompatibile, quantomeno per quanto riguarda le librerie digitali. Se le cartucce Switch saranno ancora supportate dal suo successore, beh, questo è ancora tutto da vedere. Le domande 9 e 11 si concentrano invece sull'NSO e sulla libreria dei grandi classici disponibili su Switch. Entrambi i quesiti domandano al presidente se c'è l'intenzione di arricchire ulteriormente l'offerta dando spazio ad altri sistemi, e la risposta è brutale in entrambi i casi. Per quanto riguarda un possibile approdo del 3DS, Furukawa dà praticamente una non risposta, ricordando semplicemente che i sistemi disponibili sono già tanti, mentre quando si parla di GameCube e Wii U, la risposta è più o meno riassumibile in: se ti manca il GameCube, comprati le remaster di Pikmin che stanno per uscire. E credo che questa sarà un po' la strategia di Nintendo per questi sistemi retro, che sono ancora però molto attuali. Difficilmente li vedremo inseriti all'interno di un servizio in abbonamento, quanto piuttosto vedremo i loro titoli riproposti singolarmente, esattamente come sta succedendo negli ultimi tempi. Bellissima poi la risposta alla domanda: che ne pensate del fatto che i tornei di Pokémon siano stati compromessi dai problemi tecnici di Scarlatto e Violetto? Furukawa risponde schivando di brutto le responsabilità, dicendo: siamo consapevoli di questi problemi tecnici. La gestione del brand Pokémon, inclusi gli eventi Pokémon, è gestita da The Pokémon Company, con cui siamo affiliati e con cui speriamo di continuare a lavorare insieme per espandere l'universo Pokémon. Insomma, Nintendo se ne è lavata le mani. E concluderei questa parte vedendo una domanda che chiude un po' il discorso dell'atteggiamento di Nintendo nei confronti della next gen. Quindicesima domanda: vorrei sentire le oneste opinioni degli sviluppatori sulle specifiche hardware di Nintendo Switch, se esse siano viste come limitanti e se siano sufficienti per far sì che tutte le loro idee di game design si concretizzino. Risponde prima Shinya Takashi, volto che abbiamo imparato a conoscere grazie soprattutto alle presentazioni Nintendo Direct. Takashi dichiara che per lui Switch non è un hardware limitante, ma che è un po' il modo di fare degli sviluppatori, quello di chiedere sempre qualcosa in più alle console su cui si sviluppa. La filosofia Nintendo in realtà consiste proprio nel capire come creare un qualcosa di divertente in un contesto dove non si hanno a disposizione risorse infinite. Insomma, è così dall'era Famicom, e i migliori prodotti sono nati proprio prendendo come punto di partenza questa prospettiva. Un modo di fare condiviso da Ko Shiota, che sottolinea come i programmatori Nintendo abbiano imparato a conoscere l'hardware Switch e a sfruttare a proprio vantaggio i suoi limiti. Un discorso che non fa una piega, e come sottolineava Furukawa in apertura, nell'ultimo anno Nintendo ha pubblicato due titoli che nell'arco di pochi giorni hanno venduto 10 milioni di copie l'uno, quindi Switch non soffoca gli sviluppatori e soprattutto non frena i giocatori dal provare nuovi giochi su un hardware vecchio. C'è da chiedersi però se lo stesso discorso si può applicare alle terze parti e a tutti quegli sviluppatori che non hanno tempo né risorse necessarie per adattare i propri titoli multipiattaforma e non a una console così diversa dalla concorrenza. A un certo punto Nintendo dovrà fare i conti anche con questo. Ma in realtà sappiamo che dietro le quinte la grande N sta attivamente lavorando al successore di Switch, c'è solo da capire quando questa nuova console verrà svelata. Ecco, vi riporto in chiusura un rumor proprio dell'ultima ora che ci fa capire quanto le cose si stiano muovendo con rapidità. Infatti un leaker spagnolo,
Tale Nash Weedle, che si fa chiamare l'analista dell'X, ha dichiarato che secondo le sue fonti il kit di sviluppo di Switch 2 sarebbe arrivato presso uno studio spagnolo che avrebbe dei rapporti molto stretti con Nintendo. La presenza di questo dev kit, sempre per il leaker, sarebbe la conferma della fiducia che Nintendo nutre nei confronti di questo studio, ma anche la conferma che ci troviamo nelle fasi finali di progettazione della nuova console e che il tassello mancante è quello del reveal vero e proprio. Se si pensa a uno studio spagnolo, la prima cosa che viene in mente è Mercury Steam, e considerando che l'analista dell'X in passato aveva già anticipato con estrema precisione l'esistenza di Metroid Dread, potrebbe essere che il team dietro la rinascita bidimensionale di Samus Aran sia già attivamente al lavoro sul nuovo gioco per Switch 2. Prendete ovviamente tutte queste affermazioni non come notizie, ma come pura speculazione. Però certo che beccarsi un nuovo Metroid in 2D tra i titoli di lancio di un'ipotetica Switch 2 sarebbe praticamente un sogno, ma non voglio illudermi. Più che altro, tenendo conto di questi rumor e delle parole di Furukawa, a questo punto sono curioso di sapere la vostra. Come vi immaginate la next gen di Nintendo? E soprattutto, quando vedremo l'annuncio del successore di Switch? Per me la console esce a Natale 2024. Secondo voi? Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porotaro, Michele Kawa, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! L'analista dell'X. L'analista delle perdite. Perdite.